difficoltà che tutti conosciamo. Ho scritto lo studio numero uno per chitarra. L'ho pensato con l'obiettivo di accrescere la resistenza e l'elasticità della mano sinistra attraverso l'utilizzo di posizioni ostiche che perdurano dall'inizio alla fine del brano in un tempo lento. Consiglio a chiunque avrà piacere di accostarsi a questo studio un esercizio non eccessivo, per evitare di sovraccaricare troppo la muscolatura della mano sinistra.